Salve a tutti, io sono The Long Gamer e bentornati su Mirror's Edge Catalyst. Oggi Faith decide di ripagare il debito con la mafia locale, solo che si ritroverà invischiata in un'operazione quasi terroristica per danneggiare la torre più alta della città. E pare proprio che il nostro amico Icarus sia sparito. Sì, finalmente. Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Mentre eravamo sul campo a fare una missione per cercare di hackerare una sorta di supercomputer, grazie all'aiuto di una nuova alleata che si chiama Plastic, una ragazza completamente fuori di testa ma davvero bravissima come hacker, abbiamo assistito all'esplosione di un nuovissimo centro commerciale che ha causato probabilmente la morte di centinaia di civili. E a chi danno la colpa? Ma che domande! Ai runner, ovviamente. E guarda caso questa notizia fa molto comodo a Kruger. Io non dico altro, ma secondo me ha fatto esplodere il centro commerciale in modo tale che l'opinione pubblica se la prendesse contro i runner, così che lui si libererebbe di un grande problema. Tutto questo è colpa tua, sei stata tu a cominciare. Metti da parte il tuo ego, Noah! Ma di che parli? E comunque te la sei cavata bene con il bubble, è così che cerchi il consenso dei dipendenti? Ascolta, sei sempre stata una psicopatica. Allora ascoltami tu, la tua opinione, Noah, potrebbe anche interessarmi se ogni tanto ti schierassi. Vabbè, quando torni te. Buongiorno. Sempre che Kruger non ti prenda prima, si intende? E questa chi è? Faith, sei cresciuta. Sei appena uscita di prigione e già stai facendo danni. I tuoi genitori sarebbero fieri. Ma perché mi date sempre la colpa? Non ho fatto niente. Di qualcosa che hai rubato lì. Ah, ok, in quel caso sì. Pensavo mi avessero dato la colpa dell'esplosione, che cocchio. Noah, vedo che hai un po' di problemi. Rebecca Tain. Il capo di Novembre Nero. Conosceva i miei. Già, eravamo tutti insieme prima che... Vabbè, hanno trucidato i miei, lo puoi dire, eh? Rebecca è di un'altra stoffa. Crede di cambiare il mondo facendolo esplodere. Faith, voleva lei il lettore Amistad. E il progetto. E perché non darglielo? Perché a suo modo è pericolosa quanto Gabriel Kruger. La riflessione conta più di quanto il conglomerato ammetterà mai. E Rebecca deve starne alla larga. Bene, perché lo offrirò a Dogen. Oh, ottima idea in effetti. Come ti ho insegnato. Mai schierarsi. Invece io mi schiero. Dalla nostra. Abbiamo due punti che possiamo spendere per migliorare la nostra Faith. Allora, come prima cosa vediamo di aumentare i danni che facciamo anche agli agenti armati, che mi pare cosa buona e tanto giusta. Ma soprattutto quando sblocchiamo queste abilità ci spiegano anche i loro punti deboli, in modo tale da poterli attaccare con maggiore efficienza. Il The Long Gamer non se li ricorderà mai perché è un povero pirla, ma vabbè dettagli. Volevo anche sbloccare il giro rapido, che mi permette quindi di scalare la parete e girarmi di 180 gradi per poi saltare dietro di me. Abilità molto utile nel precedente Mirror Sedge. Di sicuro anche questa volta troveremo numerose zone in cui la potremo utilizzare. Olè! Più che altro ci dovremo muovere con molta cautela, perché adesso tutti gli agenti della Kruger Tech sono sulle nostre tracce. Ma porco cane, voglio dire, già erano pesantemente armati. Presumo che quest'oggi scopriremo qualche nuova potente unità nemica. Guardate peraltro di notte quanto non è bella sta città, mamma mia. Perché vi ho detto, nel corso episodio non mi ero accorto che c'era effettivamente il ciclo giorno-notte. E di notte, illuminata a neon la città, è qualcosa di davvero spettacolare. Per quanto davvero vivere in una città del genere con un tale inquinamento luminoso probabilmente ti fa diventare cieco. Allora, aspetta che ho trovato un altro cippettino di controllo. Olè! Devo vedere di recuperarli, più che altro perché mi danno punti esperienza che poi possiamo tranquillamente spendere per le nostre abilità. Allora, mi sa che stiamo per raggiungere effettivamente una nuova zona. Che fai, tocchi? Non si tocca! Non serve. Falla entrare. Anche perché probabilmente è minorenne, Faith, ma vabbè, dettagli. Faith! Mi onori addirittura di una visita. Non mi trucidi! Scusa, dovevo venire prima. Lungi da me rimproverarti, anche perché non mi devi niente. A proposito, penso di poter saldare il mio debito. Comaniere, non ti vedo da 2 anni e inizi già a parlare di debiti. Vieni. Ma mi mandi gli scagnozzi a rompermi le ginocchia, scusa, eh? Un po' mi preoccupo. Le macchine creano cibo perfetto. La perfezione è noiosa. È l'imperfezione a rendere qualcosa davvero unico. Aspetta, quello è il simbolo di nostra madre. Sì, a volte mi piace aggiungere un tocco umano. Mette carne umana nel cibo? Perfezione. Ah. Ancora. Pensavo che me ne sarei liberato. L'ho quasi fatto. Mi hai fatto infuriare, Faith. Ma volemo se bene. Si potrebbe pensare che è la tua specialità, visto quanto hai tormentato il signor Kruger. Ho fatto niente io. Vuole sangue di runner. Devi avergli rubato qualcosa di molto prezioso. Il progetto della riflessione. Mi dite che cos'è? Per favore. Ce l'hai con te?
Non adesso, ma... Quindi parleremo del debito quando l'avrai. Intanto... ci serve una dimostrazione di buona fede, se permetti. Alla Nancy sono indietro con i pagamenti. Un piccolo tocco umano li metterà in riga. Ok, ho capito. Che cosa ti serve? Vai all'Emporio a Nancy. Ti aggiornerò strada facendo. Quindi avevo ragione io, sto tipo fa praticamente parte della mafia locale. Fanno pure le estorsioni. Fate, per salire in alto ti servono gli attrezzi giusti. Ti ho lasciato qualcosa nel ripostiglio. Ok, nuova attrezzatura, corda mag ascensione. Il motore torsionale VD è molto più potente del modello di serie e permette alla corda mag di ritrarsi reggendo il peso di Faith. Vabbè, peserà 26 kg vestita, santo cielo, è alta 1,10 m. Ok, quindi ora possiamo andare verso l'alto? Questa è una cosa molto buona e giusta. Sicuramente mi tornerà molto utile. Allora, posso puntare, tengo tutto spazio e... Oh! Oh! Molto bello! Dovremmo fare quattro chiacchiere, Faith. Se cenassimo dopo aver concluso la nostra transazione? Una cena. Preparerò qualcosa di speciale. Basta che non sia carne umana, eh. Onestamente la eviterei se possibile. No, in questo periodo. Continuerà a tirare avanti come un bravo dipendente. Dogen, questo è un canale condiviso. Lo so. Qui là. Quindi le stai affidando un'altra delle tue piccole commissioni? Dimostrerà alla Nancy cosa succede a non pagare i propri debiti. Un incarico adeguato. Visto che abbiamo un debito, direi di sì. Davvero ironico. E l'oggetto che abbiamo per te? Dovrebbe essere più che sufficiente. Indagherò sul valore potenziale della tua proposta. Ma andiamo con ordine. Ricorda, Fate. Dogen pensa anzitutto a se stesso. Così mi ferisci, Noah. E non è neanche vero. Un po' sì. Un po' sì, voglio dire, se fai parte della mafia, di certo l'altruismo non è il tuo forte. Dovremmo mangiare vitello, Fate. L'hai mai assaggiato? Molti anni fa, signore. La gran parte dei membri della casta media ha vissuto senza mai assaggiare carne vera. Davvero? O se fosse vegetariana. So preparare un risotto squisito. Buono. Un risottino lo mangerai, in effetti. Mangeremo. In questi giorni mi arriverà una spedizione da Cascadia Prime. Ah, no. Tu non sei invitato. Preferirei cenare con Gabriel Kruger. Aia, c'è un po' di dissapore fra quei due. Buono, vediamo di far partire la missione intanto. Ci sono quasi, Dogen. Eccellente. Arriva in cima, stacca l'assorbitore armonico e siamo a posto. Il cosa? L'assorbi cosa? Un contrappeso gigantesco che protegge l'edificio da terremoti e uragani, ma non da me. Sarà il nostro strumento di distruzione. Ok. La Nancy se lo merita davvero. Qualche ripensamento, Fate. La Nancy non è esattamente un ente di beneficenza. Ogni giorno membri della casta bassa muoiono nelle fabbriche delle zone grigie per produrre stuzzicadenti e pannolini per la casta media in città. Oh, ok. Quindi, come potete vedere, ci troviamo all'interno di una gigantesca torre e i vari dipendenti la stanno ancora costruendo e noi dobbiamo andare in cima. Ovviamente dobbiamo andare in cima, ma bando alle ciance. Potete vedere che aver sbloccato l'abilità del salto all'indietro, lì come cavolo si chiama, della giravolta, mi sta tornando davvero molto utile. E ho notato adesso che la città non è ripulita dalle persone tendenzialmente, ma dai robot. Ci sono i robottini, quelli che abbiamo anche noi, ce ne saranno probabilmente miliardi. No, davvero, ammetto, il parkour ti mette un senso di libertà e di quasi perfezione artistica. Wow, fatto danno. Speriamo non ci fosse nessuno di sotto, ma vabbè, dettagli. Ok, e vai. Cioè, voglio dire, questo posto è pieno zeppo di dipendenti e di droni e nessuno mi ha ancora fermato o ha chiamato la pula. L'assorbitore causerà danni gravi. Immagini bene. Chi ne sarà dei dipendenti che si trovano qui? Proprio come pensavo. Li faccio uscire, Dogen. Basterà l'allarme antincendio. Comunque, se glielo chiederai gentilmente, se ne andranno senza fiatare. Ma in effetti, cavolo, almeno l'allarme antincendio facciamolo partire. I poveri cristi, voglio dire, non c'entra nulla se i propri capi non hanno pagato i debiti. Questi stanno solo lavorando. Ok, non mi metto neanche a guardare fuori perché sennò so che vuoi imitare anche la voglia di vivere. Ok, dai, mi fermo giusto un secondo. Oh mio Dio, siamo tanti in alto. Siamo davvero un sacco in alto. Oh, mi sta risalendo il pranzo, vabbè, dettagli. Allora, abbiamo il computer che probabilmente attiverà l'allarme, vediamo un po'. Oh, perfetto.
Perfetto, così dovrebbero scappare tutti. Gli diamo abbastanza tempo effettivamente. Altrimenti qua ci sarebbero, boh, probabilmente centinaia di vittime. Cos'è che stiamo per fare peraltro? E oh mio Dio, quanto stiamo salendo. Kruger ha investito molto sulla riflessione, insieme alla Sylvine e all'Elysium. Naturalmente dove c'è un intrigo, trovi i gemelli Malus. I cosa? Ho inviato degli esaminatori da certi soci d'affari e dovrei avere notizie entro pochi giorni. Non vedo l'ora di mettere una pietra sopra questo malaugurato episodio. E quello laggiù che cos'è? Fate, nessuno ti costringe. Il progetto è un pagamento più che sufficiente. Il progetto non vale un bel niente finché, primo, non lo prendo e, secondo, non lo vendo. A posto così, no. Mi sto divertendo. E i dipendenti hanno già lasciato l'edificio. Mi sto divertendo. Sade, masochista okay, bastarda. Se succede qualcosa. Oh, Dio. Per un secondo mi sono cacato, ma mi prendi in giro. No, non te l'ha detto. 2 anni fa. Era venuto qui dopo la tua cattura. Era stato molto. Mi sto cacando. No, me l'ha detto. Ok. I runner si proteggono tra loro. Ah, grazie Noah. Oddio, oddio, ci ho lasciato anni di vita di quel punto. Mi sono cacato troppo, ragazzi, vi giuro. No, beh, col VR sarei morto 26 volte. Dov'è quell'arnese, l'assorbitore? Dovresti averlo proprio di fronte. Quello? Perché non mi hai detto che è un pendolo gigantesco? Oh mio Dio! Ti vanno chiamati col loro nome. Adesso lo devi smuovere. Ci sono 3 agganci di supporto che bisogna disattivare. Cioè, fammi capire bene, sto coso se lo disattiviamo e precipita, distruggerà buona parte dell'edificio. Farà dei danni assurdi, santo cielo. Oh no. Oh. Perché c'è un sistema del genere? Oh no. Oh, adesso è partito proprio l'allarme, quello serio. La polizia arriverà probabilmente a momenti. Diamoci una mossa perché... Voglio dire, dopo che ci sospettano di aver fatto un attentato al centro commerciale, fare un attentato vero e proprio non è la migliore delle idee. Ma proprio per niente, non so se fosse capito. Oh, ragazzi, qui l'edificio comincia a tremare e parti cominciano a precipitare. Devo salire sopra il gigantesco coso, vero? Oh, no. Oh, no, 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 no. Oh, vien giù tutto. Oh, vien giù tutto. Faith, aggrappati. Per un secondo, ammetto, ho temuto il peggio. Ok, ed eccoci arrivati all'ultima scatola di controllo. Via di qua molto in fretta. Oddio. Oddio. No, vabbè, non oso immaginare la scena della vita vera. Oh mio Dio. Oh, è solamente un pezzo essenziale per mantenere l'edificio integro. Come previsto, ma Nancy ci metterà un po' a riprendersi. Se ci riuscirà. Fate, goditi il panorama, ma non perdere tempo. Credo che la Kruger Sec stia già mandando qualcuno a indagare su questo. Fate, dove ci sei bloccata? Ok, piano. No, ammetto, vorrei fermarmi a guardare il panorama, ma è meglio di no, perché sennò il pranzo non resterà dentro di me. E mi piace che il pranzo resti dov'è adesso. Ok, ah, scendiamo per i tubi? Per fortuna che c'è la profondità di campo attivata, perché se lo sfondo non fosse sfocato... Aia, ok, era tutto calcolato. Sarebbe molto peggio per il mio stomaco. Ok, fuori di qua molto rapidamente. Peraltro vi faccio notare che questo è tipo l'ascensore più veloce della vita. Se fosse così veloce saremmo spalmati sul soffitto. Ok, ora presumo che dovremmo fuggire dalle forze della Krugersek, che saranno un attimino incacchiate. E da qui in poi dovremmo poter scendere rapidamente e ritornare in città. Oh, tutto è bene, quel che finisce bene. Tranne per le centinaia di dipendenti che non hanno più un posto di lavoro, ma vabbè. Forse potremmo anche discutere di quel disegno che ti interessava. Oh, molto bene. Fate, Icarus è scomparso e non riesco a trovarlo sul pulsante. Meglio così. Finalmente è finito sotto un camion. Devo proprio spiegartelo. No, scusa. Va bene. Ti mando la sua ultima posizione nota. Vedi cosa riesci a trovare. Oh, la tizia che voleva spaccarmi le ginocchia almeno se n'è andata. Allora, visto che Icarus può aspettare, voglio dire, quasi sicuramente sarà morto, speriamo, direi di fare prima un salto dal nostro caro buon amico Birdman, quello che gira con gli uccelli, i piccioni e vi dicendo, molto simpatico, eh. Abbiamo fatto una missione per lui nel primo episodio, ma da allora... Oh, porca di quella iperporca! No, 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 ragazzi, non voglio niente, non voglio niente! Passavo solo di qua! Dicevo, ma da allora non siamo più tornati indietro,
quando vado. Non è che li devo affrontare, vero? Aspetta, aspetta. Ok, senti, affrontiamoli. E tanti saluti, ma stati buono. Pezzentone, ok, perfetto. Uno abbattuto. Ui, 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 stati buono. Che ti pigli poi i calci in faccia, sulla schiena. E ole, ti fai picchiare da una ragazzina. Tizio, ti fai picchiare da una ragazzina per davvero. Aspetta che gli faccio uno scherzone. Questo, oh, l'hai sentita tutta, eh. Oh, ma basta veramente, però. Ma ti pare il caso di sparare alle genti? Ok, in teoria se li attacchiamo alla schiena dovremmo fargli praticamente il massimo dei danni. Ho visto che c'era una torre, visto che siamo qua. Aspetta, c'è ancora qualcuno? Oh no 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 no. Non posso disattivarlo. Non posso disattivarlo. E allora, un secondo. Ah, zumde. Volevo farvi lo scherzone. Aspetta, aspetta, aspetta. Oh oh, c'è tanta gente. È arrivata un sacco di gente. Aia, mi hanno legnato terrimo. Ma ti segno io a picchiare le povere donnine innocenti. Levatevi. Che cocchio, li ho stesi tutti? Dimmi che non c'è più nessun altro. Guarda che cumulo di imbecilli che ci sono qua. Ok, perfetto. Senti, disattiva sto cavolo di nucleo. E tanti saluti. Il problema è che dopo l'esplosione la Krugertech ci darà tantissimo la caccia. Vedo che si è attivato effettivamente l'allarme. Oh no. Facciamo che corro al nascondiglio dell'uomo degli uccelli. E siamo a posto. Perfetto, sono riuscito a sfuggire alla polizia. E mi ha dato anche un po' di punticini d'esperienza come ricompensa. Dovrei essere arrivato anche dal signore degli uccelli. E dovrei avere anche il level appato. Buongiorno, signor Morgan Freeman. Sei tornata. Ricorda, in questa comunità sono gli altri a stabilire quanto vali. Non importa quanto vali davvero. Tutto questo pavoneggiarsi e atteggiarsi è un po' sciocco. Ma io non ho fatto niente. È stato splendido. E il tuo tempo era buono. Ancora una cosa, poi abbiamo finito. Noah mi ha accennato a una consegna. È così che ci guadagniamo da vivere. Ho un pacchetto che bisogna consegnare. Puoi recuperarlo laggiù. Oh, che bello, un altro pacchetto da consegnare nel giro di pochissimi secondi. In questi tempi tutti i pacchi vengono tracciati da linea pulsar. E dovresti vedere il punto di consegna sulla mappa. Ok. Proprio quando bisognava arrangiarsi con un indirizzo e qualche scarsa informazione. Ah, i bei tempi in cui non c'era il GPS, mamma mia. Ok, diamoci da fare. Oh, 1 minuto e 49 secondi. Ho tutto il tempo che mi serve per poter arrivare dal cliente. Che mega salto non ho fatto, ma vabbè, dettagli. E se ho visto bene sono già arrivato. Sono stato rapiderrimo. Cosa, ho tagliato 3/4 della mappa? Perfetto. Ho ricevuto conferma che il pacco è stato consegnato, Fate. Mi sembra che tu sia più pronta che mai. Grazie, signor uomo degli uccelli. Peraltro, visto che abbiamo 2 punticini di esperienza, vediamo di sbloccare. Oh, la tacchetta che vi dicevo, in modo tale da avere un punto in più di resistenza. Così la nostra Faith la possiamo far legnare di più. E nella sezione movimento abbiamo efficienza di scalata. Scala più velocemente su tubi e sulle scale. Questa mi piace perché effettivamente siamo un po' lentini. Adesso siamo più veloci di una scimmia praticamente. Allora, sono tornato da Morgan Freeman che a quanto pare si è perso un uccello. Come ha fatto a perdermi l'uccello? Signore, avanti. Ehi, che si dice? Dimmelo tu, ragazza. Io evito le notizie come fossero la peste. Una montagna di ipocrisie e stupidi allarmismi. Però una mano mi servirebbe. Di cosa hai bisogno? 2 dei miei uccellini sono scomparsi. Li cercherei io stesso. Ma sono un pesaculone. Devo riconoscere che non sono più agile come una volta. Perché stai sorridendo? Non ho detto niente io! Comunque, i loro segnalatori sono ancora attivi. Se tu scoprissi cosa gli è successo, te ne sarei grato. Te li troverò. Grazie. Il primo segnalatore non è lontano da qui. Signor Morgan Freeman, non si preoccupi, sono brava con gli uccelli, eh. Ok, dobbiamo trovare Erato. E ole! Dovrebbe essere facile trovare i segnalatori. Segui l'aumento di frequenza. L'aumento di frequenza? Ah, farà BBB più velocemente. Mano a mano che andiamo avanti. Oh, ok. È facile che siano morte entrambe. Come? Ma se non altro, puoi recuperare le capsule dei messaggi. Il beep è qua effettivamente, che vuol dire che l'uccello è in zona. Facilmente. In teoria con la nuova scalata Q e salto dovrei poter raggiungere l'altra zona con estrema rapidità. Uccisa da un proiettile. Qualcuno gli ha sparato. Capisco. Prendi la capsula del messaggio, se c'è ancora. Va bene. Grazie. Vedi se riesci a trovare Talia. Ok, trovato un altro cipino, perfetto. Mi sembra abbastanza ovvio che il colpevole, molto probabilmente, o è la Krugersek o qualche banda rivale dei nostri runner, perché sicuramente ci sarà qualcun altro che fa lo stesso lavoro e che non condivide, avete visto, le stesse modi di pensare, via dicendo, e di agire. Peraltro vi faccio notare con che velocità che scaliamo i tubi adesso. Il nuovo potenziamento mi sta tornando davvero molto utile. Altro cipino, vai. Trovata Talia. Morta anche lei. E la capsula è sparita. Non mi piace.
Stava tornando da Neridia Nova. Potresti guardare nei dintorni. Certo. Oh, non mi dire che dobbiamo fare un combattimento fra runner, santo cielo. Qui c'è stato un altro runner. Un altro runner? Forse alla capsula. Ok, perché non riusciamo a vedere il percorso che ha fatto? È una cosa abbastanza strana. Ok, probabilmente è uno dei nostri colleghi. Magari abbiamo pensato male fin dall'inizio. E invece, mi sa che è qua sopra. Siamo praticamente arrivati, sento un rumore provenire da qua dentro. Ok. Sulla trovata, l'altro runner l'aveva nascosta. C'è il marchio di una congrega mai visto prima. Ah, ecco, infatti. Sono in debito con loro e anche con te. Ah, ecco, grazie. Ora dovrò addestrare due nuovi uccelli. Vabbè, uccello più, uccello meno. Tanto alla tua età avere un uccello in più torna comodo. Ok, ma bando alle ciance e vediamo di trovare il nostro carissimo amico Icarus. Perché senza di lui, voglio dire, non so come potremmo andare avanti. So che è stato difficile tornare, Fate, ma te la stai cavando bene. Sei un esempio per gli altri, anche per Icarus, credo. È un bene che Dugan fosse interessato alla tua offerta. Ci sbarazzeremo di quel dannato lettore e il debito sarà saldato. Sì, effettivamente così la Krugersack darà la caccia a Dugan e non a noi. Ormai le prove ce l'avrà lui in mano, perciò non vedo perché dovrebbero romperci tanto le scatole. Che succede? Buongiorno anche a lei! Da dove? Da dove? Ma vergognatevi! Una povera innocente ragazzina! Aspetta, aspetta, signore, buongiorno. Gradisca un calcio anche lei. Oh, 10 secondi! Ho detto 10 secondi! Ok. Ma non rompere le scatole. Oh, sono finito di nuovo in una di loro cavolo di... Dove andate? E dove vai? Ma dove vai? Che poi ci sbrissi di brutto. Non erano gli unici, vero? Sì, sì, ok, perfetto. Veloce, veloce. Poi devo fuggire dalla Krugersack perché stanno arrivando gli elicotteri. Perfetto. Non cercavo neanche la torre. Io passavo di qua. Per favore, volemos bene. Ok, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vediamo se intanto possiamo anche raggiungere il nostro caro amico. Che magari lo facciamo incarcerare e ce lo togliamo dai maronzoli. Oh, sento tanto tanto l'elicottero dietro di me. Vediamo di raggiungere velocemente il rifugio. Perché più tempo passa, potete vedere, e più aumentano i punti esperienza, ma anche le forze schierate sul campo di battaglia. Ok, sì, sul campo di battaglia, in città, ci siamo capiti. Scusi per un secondo, stavo per tirarti una legnata, voglio essere onesto. Ok, ok, qua non dovrebbero potermi rintracciare. Perfetto, e posso anche hackerare questo schermo. Questa è stata difficile. Ragazzi, mi dispiace, ma per questioni di tempo sono costretto ad interrompere bruscamente l'episodio. Io sono andato avanti e nel prossimo accadrà letteralmente di tutto. Scopriremo effettivamente cosa sia accaduto a Icarus, ma il peggio avverrà al nostro ritorno al quartier generale. Quindi lasciate un bel mi piace per continuare la serie e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!